mi trovo a Taranto dinanzi a quella che era l'area adibita destinata ai camper, all'arrivo e allo stazionamento dei camper, un'area ora completamente abbandonata. Vedete, si vedono dei ruderi e il piazzale, l'area completamente vuota. Che tristezza! L'amministrazione Melucci Musillo, dico Musillo perché con Melucci ha amministrato per 4 anni e mezzo con suoi uomini nelle partecipate in giunta, non ha fatto nulla per rendere fruibile, per riqualificare, per rifunzionalizzare quest'area, nulla. Come fa Melucci a parlare di turismo, di Taranto città turistica e poi tiene chiusa, ha tenuto chiusa per 4 anni e mezzo un'area che è fondamentale per i camperisti, per il turismo in generale? Come si fa? Ma il turista viene con un camper e dice: che cos'è quest'area? Sì, questa era l'area camper, però sapete, ci sono state varie problematiche, chiusa. Ma l'amministrazione Melucci cosa ha fatto? Melucci Musillo cosa ha fatto per quest'area? Ma veramente vogliamo parlare di turismo? Avete buttato 3 milioni e mezzo di euro per il 6GP e non vi siete degnati di rendere, di riqualificare, di rendere fruibile quest'area. È una situazione scandalosa, incredibile. Dal 12 giugno cambia la musica. Vi chiedo di mettere una croce su Taranto senza Ilva e un'altra croce su Luigi Abate Sindaco. Non si può parlare di città turistica e assistere a questo scempio. Cambiamo insieme, con il voto, lo strumento, l'arma fondamentale che voi cittadini avete nelle vostre mani.